Nel ventre se l'era prese le due pallottole Robinson, forse tre, non sapevo ancora con esattezza quante. Lei aveva sparato dritto davanti, quello l'avevo visto. Non sanguinavano le ferite. Tra Sophie e me, malgrado lo tenessimo, sussultava molto lo stesso. La testa andava per conto suo. Parlava, ma era difficile capirlo. Era già il delirio. Hop e hop, continuava a canticchiare. Avrebbe avuto il tempo di morire prima di arrivare. La strada era di nuovo lastricata. Appena fummo davanti al nostro cancello, mandai la portinaia a cercare Parapin in camera sua in fretta. È sceso subito, ed è con lui e un infermiere che abbiamo potuto issare Leon fino al suo letto. Una volta spogliato, abbiamo potuto visitarlo e tastare le pareti del ventre. Era già bella tesa la parete sotto le dita, alla palpazione, e anche opaca in certi posti. Due buchi, uno sopra l'altro, ho trovato io, non il terzo. Una delle pallottole aveva dovuto perdersi. Ci si poteva ancora chiedere cosa bisognava fare per finirla. Il suo ventre si gonfiava. Ci guardava Leon già molto fisso. Si lamentava, ma non troppo. Era come una specie di calma. L'avevo già visto molto malato io, e in molti posti differenti. Ma questa volta era una faccenda dove tutto era nuovo. I sospiri e gli occhi e tutto. Non lo fermavamo più, si sarebbe detto. Se ne andava di minuto in minuto. Sudava delle gocce così grosse che era come se avesse pianto con tutta la faccia. In quei momenti lì, imbarazza un po' essere diventato così povero e così duro come sei diventato. Ti manca quasi tutto quello che ci vorrebbe per aiutare a morire qualcuno. Hai con te quasi soltanto le cose utili per la vita di tutti i giorni, la vita confortevole, la vita per sé sola, la cattiveria. Hai perduto la fiducia per strada. L'hai cacciata, l'hai tormentata, la pietà che ti restava, accuratamente in fondo al corpo come una brutta pillola. L'hai spinta, la pietà, fino in fondo all'intestino con la merda. È lì il suo posto, uno si dice. E io restavo davanti a Leon per fargli coraggio. E mai ero stato tanto imbarazzato. Non ci arrivavo. Lui non mi trovava. Sudava sette camicie. Doveva cercare un altro Ferdinand, molto più grande di me, di sicuro, per morire, per aiutarlo a morire piuttosto, più dolcemente. Faceva degli sforzi per rendersi conto se alle volte il mondo avesse fatto progressi. Faceva l'inventario, povero disgraziato, nella sua coscienza. Se erano cambiati un po' gli uomini, in meglio, mentre lui era vissuto. Se alle volte non era stato ingiusto senza volerlo nei loro confronti. Ma non c'ero che io. Proprio io, tutto solo, al suo fianco. Non ero grande come la morte, io. Ero molto più piccolo. Non avevo una grande idea dell'uomo, io. Avrei perfino, credo, sentito più facilmente pena per un cane che stava per morire, che per Robinson. Perché un cane non fa il furbo, mentre lui aveva fatto un po' il furbo, malgrado tutto, Leon. Anch'io facevo il furbo. Lo facevamo tutti. Ha ripreso un po' i sensi quando Parapin gli ha fatto un'iniezione di morfina. Piangeva, soffocava e rideva subito dopo. Non era come un malato ordinario. Non si sapeva come comportarci davanti a lui. Era come se cercasse di aiutarci a vivere adesso noi altri. Come se lui avesse cercato per noi dei piaceri per restare. Ci teneva per mano, una per uno. Lo baciai. C'è solo quello che si può fare senza sbagliare in casi del genere. Abbiamo aspettato. Lui non ha detto più niente. Un po' più tardi, un'ora forse, non di più, è l'emorragia che si è decisa. Ma allora abbondante, interna, massiccia. Quella se l'è portato via. Il suo cuore si è messo a battere sempre più in fretta e poi velocissimo. Correva dietro il suo sangue, il cuore, stremato, laggiù, già minuscolo, proprio alla fine delle arterie, a tremare sulla punta delle dita.
Il pallore gli è salito dal collo e gli ha preso tutto il volto. È finito soffocato. È partito di colpo come se avesse preso la rincorsa, stringendosi a noi due, con le due braccia. E poi è tornato là, davanti a noi, quasi subito, già pronto a prendere tutto il suo peso di morto. Ci siamo alzati, noi. Ci siamo liberati delle sue mani. Sono restate per aria le sue mani, rigide, piantate tutte gialle e blu sotto la lampada. Nella camera sembrava come uno straniero adesso, Robinson, che veniva da un paese spaventoso e uno non osava più parlargli.